Gli artisti di strada tornano a portare un sorriso. Sabato 9, domenica 10 settembre, il centro di Faenza si trasformerà nel palcoscenico del festival organizzato dal comitato locale della Croce Rossa, ancora nel frattempo impegnato sull'alluvione dopo le intense settimane di maggio e giugno. Baskers Faenza, la fucina dei sogni, conserverà anche quest'anno il suo format consolidato, in grado ogni anno di attirare migliaia di persone. Sabato gli spettacoli inizieranno alle 18, domenica alle 16. In Piazza del Popolo sarà poi allestito un mercatino artigianale. Domenica alle 21.30, spettacolo finale. Quest'anno abbiamo dato una maggiore importanza a una nostra missione di questo festival, cioè di dare spazio agli artisti locali e alle attività locali. Cosa abbiamo fatto? Veniamo fuori da un periodo non molto bello e molto felice, e come fucina dei sogni, per cui regalare un sogno e creare un sogno, abbiamo dato possibilità agli artisti faentini colpiti dall'alluvione a ripartire. E fra tutte come il Teatro Lunatico, Isaac De Merck e Roberto Gorini sono due persone che hanno perso i loro magazzini di spettacolo, dove c'era tutto il loro mondo raccolto negli ultimi 30 anni di carriera, e per dargli la possibilità di tornare nei grandi spazi abbiamo optato di ospitarli e farli venire da noi a esibirsi. Ci sono anche compagnie che vengono da fuori, Faenza, colpite dalla zona di Forlì, come Ivan Taroni, e come la banda Re di Castel del Rio e molte altre. Questo è stato il nostro obiettivo. Facciamo ripartire Faenza, facciamo ripartire l'attività, rifacciamo ripartire gli artisti. Questo è stato il motto di quest'anno, che penso che sia molto valido. Gli spettacoli quest'anno dove saranno organizzati? Saranno organizzati come gli altri anni, dentro la piazza nostra, bellissima, del Popolo, Piazza della Legna, Piazza della Libertà, parte di Corso Mazzini e parte di Corso Saffi. Andiamo a riprendersi Faenza con un sorriso in volto. Fra le novità che cos'altro abbiamo? Partiamo subito dall'inizio. Spettacolo di apertura dei ragazzi del CREA di Fatti d'Arte, per cui una nuova creazione che hanno fatto quest'estate con tutti i bambini. Sono una quarantina da quello che mi è stato detto, per cui partiamo dai giovani, dalle giovani leve, partiamo con questo festival che dà segno di rinascita, di riappropriazione della nostra città. Grande novità, sarà ancora segreta, verrà svelata solo qualche giorno prima del festival. State collegati, tra virgolette, ai nostri social, perché faremo un piccolo evento il sabato sera con uno spettacolo per i bambini cresciuti, ecco. È una novità che non è una novità, perché sarà uguale allo spettacolo dell'anno scorso di conclusione curato a Teatro Lunatico, ma sarà una novità perché Teatro Lunatico ha perso i propri attrezzi dello spettacolo Fire and Soul nell'alluvione, li sta ricreando, li sta ricostruendo e li riporterà questo spettacolo dal fango qui a Faenza per la prima volta. La Fucina dei Sogni nasce per raccogliere fondi per un parco inclusivo per tutti i bambini. Quest'anno invece i fondi li dirotterete però invece verso qualcos'altro. Sì, ci fermiamo di questo obiettivo qui, lasciamo il gruzzoletto da parte. Quest'anno qui lo dedichiamo, come mi sembra sia lecito, comunque corretto, dedicarlo per l'attività post alluvione, perché noi tuttora non ci siamo fermati, continuiamo a fare piccole attività, facciamo quello che riusciamo a fare per aiutare la popolazione, per cui andremo avanti ad aiutarla e con i soldi raccolti andranno per questa attività che pian piano, man mano, illustreremo alla nostra cittadinanza, alla nostra comunità. In piazza ci sarà qualcosa di speciale, come sempre? Come sempre, quest'anno ci sarà una bellissima compagnia, che ho detto prima, Banda Re, che è una marching band, per cui passerà per tutta la piazza a tirare su di morale e con le loro canzoni super cariche e coinvolgente, per cui già questa è una cosa che non c'era negli anni passati e vogliamo vedere un bel trenino tipo stile Capodanno in mezzo alla piazza. Come sempre ci sarà anche il gazebo della Croce Rossa, dove si potrà fare che cosa? Si potranno fare di piccoli corsi di primo soccorso, come comportarsi. Ci saranno i nostri ragazzi giovani che potranno dare un piccolo sorriso ai più piccoli con Trucca Bimbi e altre piccole attività, e stiamo allestendo anche una piccola mostra anche dell'alluvione, di quello che abbiamo fatto nei mesi precedenti, perché anche se i riflettori sono spenti, non dimentichiamo e continuiamo a fare attività per chi è stato colpito.